con lei per quanto riguarda, come abbiamo già detto sotto, il cuneo fiscale. Sappiamo tutti che le aziende oggi sono quasi costrette a delocalizzare, andare di là dal mare, quindi nei paesi dell'est. Il costo del lavoro dall'altra parte costa circa 10 centesimi al minuto, da noi costa circa 30 centesimi al minuto, quindi non possiamo essere più competitivi. Questo purtroppo bisogna fare uno sforzo da parte del governo affinché abbatta quella forbice che è il cuneo fiscale che sta attanagliando veramente le imprese. Altro punto che mi sono battuta in questi anni è la defiscalizzazione di un campionario. Noi facciamo parte, il settore moda fa parte come tanti altri settori della chimica, della meccanica, facciamo anche noi ricerca, sviluppo e soprattutto la realizzazione dei nostri campionari. Non so se lei sa quant'è un costo di un campionario per una piccola impresa. Una piccola impresa può spendere dai 100.000 euro fino a un milione e mezzo di euro, ogni collezione. Questi costi gravano sulle imprese. Quindi la defiscalizzazione dei campionari, secondo il mio parere, è necessaria, perché altrimenti qui molte aziende che lavorano per il come terzisti lavoriamo e a volte lavorare per le grandi brand che riconoscono la manifattura italiana, quindi il Made in Italy e il nostro manifatturiero, è importante che i grandi brand vengano a produrre nel nostro territorio, perché sappiamo fare le scarpe, sappiamo dare una qualità, ma queste aziende devono avere l'opportunità di continuare a investire nelle proprie collezioni, perché altrimenti ci rimarrà solo fare del terziario, che non è quella formula vincente.